oggi oggi sto bene, sto veramente bene, sono felice. Al di là del peso, è proprio la sicurezza in me stessa che ho acquisito. Sento anche che all'interno sto bene, considerate le varie patologie, insomma, tutto mi sta dicendo che è il percorso giusto e non nego, a livello psicologico ha un impatto importante il dimagrimento. Sono proprio cambiata, a volte mi guardo e non riconosco la persona che ho davanti perché appunto sono più sicura di me, sono più solare. Diciamo che sono tornata quella Susy giovane, ecco, che avevo perso nel corso degli anni con la depressione, l'ho ritrovata. Non sono ancora arrivata al punto, però sto facendo un gran percorso, sono soddisfatta. Con Nutrizionista Bio in 5 mesi ho perso 7,6 kg. Non pensavo sinceramente che venire qua e iniziare un percorso di dimagrimento potesse aiutarmi anche da un punto di vista psicologico, anche perché più si va avanti, più hai autostima, più sei energica, più hai voglia di fare. E più dici, a me capita, guardo le patatine, io patatine o la cioccolata e dico, ma chi me lo fa fare di mangiare sta roba? A volte esco con gli amici e mangio esattamente quello che mangiano loro per poi di notte star malissimo perché probabilmente il mio corpo si è disintossicato. Allora, il mio obiettivo derivante da tutto questo percorso non è proprio, è quello che mi ha portato a iniziare, non è il peso, raggiungere il peso. Il mio obiettivo è quello di stare bene, proprio avere un benessere interiore, ecco, più che esterno. Ho vissuto un periodo di una forte depressione, per cui quando uno è depresso prende pastiglie, sono pastiglie importanti, non hai voglia di muoverti, anzi non ti muovi proprio per niente perché la pastiglia ti rende un vegetale. Io sono arrivata a 88 kg. Pensavo anche di fare io la nutrizionista da quante diete ho fatto, nel senso che veramente ogni anno iniziavo puntualmente una dieta, primavera, estate, insomma, provo bikini. Però sì, le altre diete non hanno funzionato, quantomeno per un periodo di tempo così lungo. Sono arrivata a Nutrizionista Bio grazie a un'informazione ottenuta da una collega di lavoro, la quale viene ancora, insomma, è seguita dal centro. Si trova molto bene e ho detto, avevo proprio necessità di intervenire per il mio benessere, insomma, e mi ha convinta, poi mi sono entusiasmata per la questione dell'app, perché così potevo avere sotto controllo tutto, insomma, mi piace un po' avere sotto controllo le cose, anche perché è di aiuto avere le ricette, il menu, per me è stato molto importante quest'app. Rispetto alle altre diete, io sono molto impulsiva e sono quella classica persona che vuole tutto subito, per cui se entro una settimana io non vedo il dimagrimento, mollo tutto. Così ho fatto anche presso altri studi medici, altri professionisti. Qui invece sono seguita, se ho dei problemi sia fisici che di difficoltà nel seguire la dieta, scrivo alla dottoressa mi risponde. Cioè, è proprio questa, sembra quasi di avere un'amica più che una persona che ti giudica, non mi giudica per niente, anzi, c'è stato un periodo in cui io non sono dimagrita affatto. Per un mese perché ero molto stressata per motivi di lavoro e lei invece mi ha detto non mollare, stai serena, è un periodo, vedrai che poi ripartiamo e così è stato. Mi trovo molto bene. Entrare in un paio di pantaloni che non usi da anni ti fa sentire bene, ti fa sentire bene, ma anche comprare abbigliamenti, abiti, pantaloni, camicie un po' particolari perché ovviamente sei dimagrita e quindi non è che ti prendi più il nero che sfina, il marrone, quei colori lì, no, no, io proprio era un carnevale, ecco, io avevo un sacco di colori. È stata una bella estate, ecco, anche da questo punto di vista di vestiti, abbigliamento, un po' tutto. Tutto. È stata una bella estate, sono felice. Se qualcuno mi chiedesse se ne vale la pena, la mia risposta sarebbe ovviamente positiva e solitamente chi te lo chiede è perché vede un cambiamento in te e presumo che chi te lo chiede abbia proprio bisogno ma non abbia il coraggio di fare il primo passo. Quindi il mio consiglio è quello di prendere coraggio
e un passo alla volta si arriva anche se ci sono difficoltà. Io sono veramente molto lenta nel dimagrimento, ma se ce l'ho fatta io ce la possono fare anche gli altri, sicuramente anche chi magari è anche in età avanzata, che quindi il dimagrimento è un po' più difficile rispetto a uno più giovane. Però io consiglio vivamente di intraprendere questo percorso perché sei proprio accompagnato, non sei abbandonato, ti senti proprio preso per mano e quando uno ha dei momenti giù c'è sempre quella spinta che ti riporta su. Se non ti viene da dentro, te la danno loro. Non sei abbandonato, è impossibile non riuscire a raggiungere l'obiettivo.